Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pietro pone un interrogativo a Gesù che è tutto umano, l'interrogativo umano, che noi abbiamo la mentalità innata che se facciamo un lavoro dobbiamo essere ricompensati. Se prestiamo un servizio dobbiamo essere remunerati. Chiaro che qui si tratta di una vita vissuta fuori del normale, perché debbono lasciare tutto questi discepoli di Gesù. Pietro faceva il pescatore, Giacomo e Giovanni stesso mestiere, e poi gli altri via via. Ognuno lasciò il lavoro che stava facendo, la famiglia addirittura, e seguì Gesù. Pietro aveva lasciato la sua famiglia. Ricordate che una volta poi entrò in casa insieme a Gesù e a tutti gli altri discepoli, però c'era la suocera di Pietro che era malata, non c'era un'altra donna per preparare da mangiare. Allora Pietro avrà detto a Gesù: come facciamo? La devi far alzare. E Gesù ha preso per mano e ha detto: dai, prepara da mangiare. Immediatamente guarita e riasserviti. Quindi sono persone che hanno lasciato tutto quello che avevano. Adesso Pietro domanda: tu che ci dai in cambio di questo servizio che noi facciamo insieme a te per il regno di Dio? E Gesù garantisce il centuplo su questa terra e poi la vita eterna. Voi siederete in cielo, sui troni, a giudicare le 12 tribù di Israele, quindi diventano i giudici addirittura dei morti e dei vivi insieme a Gesù nel cielo. Grande è il dono, grande la ricompensa. Non dobbiamo preoccuparci se abbiamo offerto di più o di meno. Dobbiamo offrire tutto noi stessi. Le cose, se ce le abbiamo, va bene, possiamo anche quelle mettere a disposizione del Signore, servendo i poveri, aiutando i malati, facendo del bene. Allora la vita nostra diventa una vita consacrata, spiritualmente parlando,
e diventa una vita di testimonianza. Non stiamo più a raccontare al mondo chi siamo noi, quali sono i nostri titoli, i nostri meriti. No. Noi non possiamo fare la professione del vanto di noi stessi, al contrario, dice Gesù, quando avete fatto tutto, dite: io sono un servo inutile. Tant'è che proprio per questo motivo il Papa prima aggiungeva il proprio nome, servo dei servi, e alcuni santi invece si firmavano con questo servo inutile. È vero, quando avete fatto tutto, ma quant'è che possiamo dire: io ho fatto tutto, tutto bene, tutto quello che dovevo fare? Magari saranno i santi che possono dire questo. Padre Pio lo potrebbe dire, perché da bambino si è consacrato al Signore, per tutta la vita ha portato le piaghe di Gesù, ha convertito, confessato, consolato milioni di anime, continua questa missione, però non lo dice lo stesso. Anzi, più leggo le pagine scritte da lui e più trovo che alla radice di tutta la sua gigantesca santità c'è una grande umiltà, una grande umiltà. Una volta stavo vicino, eravamo soli, l'assistevo, era periodo estivo come questo, e vedevo che era molto accaldato e sapevo che la febbre minimo era 41-42, ma arrivava anche oltre 50 qualche volta. Allora gli ho detto: padre, ti posso dare un po' d'acqua fresca? No, ho detto, non fa niente. Per 3 volte l'ho ripetuto finché, scherzando, mi ha detto: ho capito, ti devo fare questo piacere. Per i santi va bene così. E poi, scherzando, un'altra volta ha aggiunto: dimbiccia, dimbiccia, pensa a pregare, non ti preoccupare per me, prego. Ho fatto passare la corona del rosario così, gli ho detto che dovevo dire alcune cose, e ha continuato a pregare. E beh, allora ho tirato fuori la corona del rosario e mi sono messo a pregare pure io. Ho capito che bisognava marciare a fianco per andare verso la stessa meta, che è l'amore vero di Gesù, il tagliare fuori tutto quello che può disturbare il pensiero, il raccoglimento. Preghiamo. Perfino parlare può essere una distrazione se quello che noi vogliamo arrivare a concludere col ragionamento lo possiamo raggiungere meglio ragionando con Dio, pregando il Signore. Oggi è la festa di San Benedetto, nel V secolo, grande fondatore dell'ordine che ha dissodato le terre d'Europa, ha convertito i barbari, allora erano veramente ancora barbari, i popoli del nord, e i benedettini sono andati dovunque appunto a fondare questi monasteri che sono diventati centri di civiltà e di religiosità, entri di spiritualità. Anche oggi è così, monasteri veramente gloriosi, direi, santi, benedetti. E anche lui è partito da zero, lasciò la sua città di Norcia, lasciò Roma, si ritirò sul Bianco a fare penitenza, ma talmente isolato nella solitudine che non sapeva più del calendario, qual era il giorno feriale, quale festivo, la domenica, la Pasqua, aveva perso tutto questo calendario. E un prete che abitava nei paraggi, finita la celebrazione a Pasqua, andò a mangiare qualcosa.
Allora il Signore gli ha detto, era un sant'uomo, tu ti sei seduto a mensa e mangi, ma il mio servo oggi non mangia. Signore, ma di chi mi parli? E Gesù gli ha detto, vai là sotto quella roccia, in quella grotta, e trovi. E andata, portata da mangiare, non si vedeva neanche un buco di roccia. Ha cominciato a chiamare, ha sentito rispondere. Meno male aveva una funicella, attaccato il cestino del mangiare e gliel'ha fatto scendere. E così a Pasqua ho potuto mangiare anche San Benedetto. Poi è stato anche tribolato, pensate che una volta c'è stato uno che era entrato in mezzo ai suoi discepoli, però era un mezzo brigante, gli ha preparato il veleno, un giorno lo voleva avvelenare, gliel'ha messo nel bicchiere e San Benedetto mai prendeva cibo senza farsi il segno della croce, prima fatto su se stesso il segno. Poi sulle vivande, il bicchiere, quel bicchiere spaccato. Benedetto sempre benediceva tutto, anche quello che mangiava. E è stato un uomo veramente mite e forte, profondo nella meditazione, caritatevole e aperto a tutti. E la sua sorella scolastica, vedendo la santità del fratello, anche lei si è consacrata, e dietro di lei un esercito di sante vergini che abitavano nei monasteri per loro, monastero dei Benedettini e monastero delle Benedettine. Una volta ottenne da San Benedetto di poter cenare insieme. E cenarono insieme. Poi Benedetto disse ai suoi confratelli, adesso si sta facendo tardi, andiamo. E Santa Scolastica ha detto, ma una volta che ci siamo ritrovati insieme, preso sto bocconcino e già te ne vai, aspetta un po'. No, dobbiamo tornare, dobbiamo rientrare nel monastero prima che si fa tardi. Allora Santa Scolastica era così a mensa, ha congiunto le mani, ha chinato la testa, un minuto o due e fuori comincia a diluviare. Allora San Benedetto ha capito, questo si è messo a pregare per non farmi ripartire. Ma che hai combinato? Ha detto San Benedetto. Beh, ti ho chiesto un favore a te, ma hai detto di no. E allora l'ho chiesto a Gesù, mi ha detto di sì, quindi adesso ti stai con i tuoi frati. E il Signore così a volte consola le anime, comunque anche Santa Scolastica, una grande santa, e i secoli, soprattutto dal 580, 600 così, fino al 1400, 1500, fino a pochi secoli fa, questo ordine benedettino era fiorentissimo. Poi sono arrivati gli ordini mendicanti, i domenicani, i francescani, che si sono sparpagliati in mezzo al popolo, sono diventati i frati del popolo. E allora l'ordine dei benedettini ha perso un po', però lo spirito è sempre quello. Che sia veramente benedetto ogni uomo che cerca il Signore e spende la propria vita a lode di Dio e per il bene del prossimo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci. San Benedetto da Norcia, hai visto tramontare il grande impero, hai visto la sua gloria fatta cenere. Adesso chiunque vuole ne è padrone e viene e passa e uccide distruggendo. I figli dell'impero sono vivi, ma sono fatti schiavi da stranieri. Calpestano l'Italia e la umiliano i baldanzosi eserciti di barbari.
impose il suo diritto e il suo potere, conobbe il mondo intero il suo governo, si compie la vendetta della storia, chi fu padrone adesso è fatto servo. Dal grande cimitero va sorgendo la Chiesa resa libera per sempre. Tu stesso, Benedetto, con la croce agli italiani annunzi la speranza. La civiltà di Roma tu salvasti, i monti del Subasio e poi Cassino, come un'umiltà segnarono la forza della cultura e della nostra fede. Abbandonati i campi per timore, i contadini e i poveri s'adunano intorno ai monasteri che difendi con l'arma della pace e della croce. Col tuo bel motto, ora et labora, tu guidi il grande esercito di monaci ad elevare a Dio le sacre lodi e coltivar la terra che dà pane. Gli amanuensi dedicano il tempo ad illustrare le pagine dei libri ed a salvare i testi assai preziosi, perché non si smarrisca quel sapere. La civiltà moderna ti è grata e ancor più grata ti è la Santa Chiesa, perché salvando vita e libertà hai dato a tutti esempio di bontà. La Chiesa sceglie tanti dei tuoi figli a governare il popolo di Dio ed essi sanno sempre coniugare la santa orazione e la fatica. Oh Benedetto, ormai che sei nel cielo, ancora tu rimproveri scolastica che s'affidò a Gesù per trattenerti? È bello il sì di Dio al cuor dei santi. L'amore del Signore in te rifulse, ti consumò l'amore dei fratelli. È piena adesso in ciel la tua gloria. Oh, vieni incontro a noi che ti invochiamo.